Come sono andate queste 3 serate di Sagra? Sono state 3 serate impegnative, ma veramente di grande soddisfazione perché abbiamo visto che la gente ha risposto veramente alla grande a questa festa e quindi siamo veramente contenti di come sia andata. Ho visto molti giovani lavorare insieme. Veramente, quella è stata una parte, vorrei dire, la parte più bella della festa, questa partecipazione con noi anziani, tutti questi giovani qui che hanno collaborato in un modo veramente entusiasmante. Perché è nato Rupinaro Sport? Il Rupinaro Sport è nato perché noi siamo sempre stati un gruppo unito qua in parrocchia, giocavamo tutti i giorni insieme in casa Caritas e ci sembrava giusto che questa unione, questa passione che ci lega al gioco del calcio fosse concreta, per questo abbiamo deciso di creare questa squadra, il Rupinaro Sport, e speriamo ci regali tante emozioni. Quello che voleva lanciare è il messaggio che in campo, soprattutto in terza categoria, in queste categorie diciamo basse, è lo spirito di squadra, aiutarsi l'uno con l'altro e rispettare soprattutto gli avversari, anche quando magari gli avversari esagerano un po' con qualche fallo di qua, ma non reagire, essere sempre leali e solidali con gli avversari. Il Papa, nell'incontro che ha fatto col CSI, ha detto ai giovani di mettersi in gioco e qua ci sono i giovani che lo stanno facendo. E ci auguriamo che questo sia un bell'inizio per un'avventura sportiva di condivisione, di fraternità e di formazione di valore. Che cosa ti ha ispirato per la composizione dell'inno? Ma guarda, la composizione dell'inno mi ha ispirato soprattutto il primo incontro che abbiamo fatto con questi ragazzi ed è proprio l'entusiasmo che mi hanno trasmesso nel primo incontro, proprio nel parlare, e la frase che mi è rimasta impressa con loro era proprio questo grande sogno e questa unica passione che li spinge proprio in questo progetto stupendo. E questo è stato, insomma, quello che mi ha trasmesso la forza per poter scrivere questo inno.